he may contain. He urged to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waltzings go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to toe to toe. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Edoardo Purgatori, che innanzitutto ringrazio di cuore per essere qui. E vogliamo parlare, innanzitutto abbiamo deciso di invitare lui come primo ospite per il nostro web magazine di Good Morning Youth, perché pensiamo sia un modello innanzitutto da seguire. Noi come organizzazione studentesca cerchiamo prima di tutto di scrollarci un po' di dosso l'apatia di cui spesso ci accusano, e diciamo lui anche dal punto di vista biografico ha probabilmente anche molto da insegnarci, ecco, per chi non lo sapesse. Diciamo, già a 13 anni hai capito più o meno cosa volevi fare nella vita e ti sei dato da fare subito, cioè a 16 hai vissuto a Berlino, tra i 18 e i 20 anni hai frequentato un workshop con gli attori dell'Actor Studios di New York, quindi diciamo da lì sono usciti dei grandi nomi come Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, cioè, quanti ne vuoi, tutti quelli, diciamo, ciao a tutti prima di tutto, grazie di avermi invitato, grazie ragazzi. Sì, diciamo, quello poi, breve parentesi, cioè, tutti gli attori, diciamo, americani più grandi che puoi vedere, o diciamo l'80%, sono in un qualche modo collegati a quello che era l'insegnamento di Stanislavski e poi l'Actor Studio, Strasberg, eccetera, eccetera, eccetera. Però diciamo un po' finita quell'era adesso, se vuoi. Poi dopo ne parleremo, non ti volevo interrompere. No, figurati. E diciamo, hai anche studiato in Inghilterra, quindi un periodo di tempo, non so, qualche anno. Sono stato 2 anni e qualcosa in Inghilterra, tra Londra e Oxford. E quindi innanzitutto ti chiediamo cosa ha rappresentato per te avere anche un'esperienza al di fuori dell'Italia, e cosa pensi dell'Italia, del mondo lavorativo oggi che lavori qui, che sei tornato qui, cosa ti ha cambiato e cosa ha significato per te crescere anche fuori dal nostro paese? Sì. Vuoi che te lo tengo io, perché se la risposta è lunga non voglio dopo un po'. allora io innanzitutto sono stato molto fortunato, perché sono cresciuto in una famiglia bilingue, nel senso mia mamma è tedesca, mio padre è italiano. Ho fatto la scuola tedesca a Roma, fin da piccolo sono stato sempre in giro, non ero mai fermo, stavo in Inghilterra d'estate, nei camp, le cose, diciamo, quindi fin da piccolo ho cominciato a respirare l'aria diciamo fuori dall'Italia. Poi, una volta che ho capito che volevo fare l'attore, non solo come hobby o diciamo a livello amatoriale, ma proprio come lavoro, la mia domanda è stata una soltanto, cioè che dove posso imparare, secondo me, che non avevo esperienza ai tempi, questo lavoro al meglio? Cioè, come potrebbe essere, non so, andare a Oxford o a Berkeley o Harvard per matematica e cose. Io sono deciso di andare in Inghilterra. E l'esperienza che ho avuto lì come italiano, perché io prima di tutto, diciamo, mi sento col cuore italiano, anche se sono tedesco, la mia esperienza è stata che il nostro paese ha un sacco di pregi, specialmente a livello umano, solo che da certi punti di vista, cioè il calore che tu trovi in Italia, in tutte le regioni e le persone, è una cosa che non hanno molto all'estero, specialmente in paesi come la Germania o l'Inghilterra. È molto diverso il rapporto che tu hai interpersonale con le persone. Però da altri punti di vista, tra cui il lavoro, cioè determinate cose che sono in realtà anche scontate, come la professionalità, la dedizione, anche per ragazzi giovani come noi, io qui ci prendo a tutti, che si danno da fare, diciamo, hanno una possibilità di crescere, c'è più meritocrazia. Ti faccio un esempio stupido che mi ha riguardato a me personalmente. Quando io sono stato in Inghilterra, a Oxford, ho fatto i provini come tutti quanti per entrare in queste accademie. Eravamo in 2000 a fare i provini e ne prendevano 20. E
quei 20 che poi sono stati scelti dopo 3-4 provini che fai, il livello di persone che ti trovi in classe, quindi proprio le persone in cui condividi, questo può veramente valere per chiunque, qualsiasi corso di studio fai all'università, qualsiasi cosa, è altissimo. E quindi sei spronato e ti sproni veramente a vicenda in un modo per cui veramente vuoi migliorare, cresci come persona. Tornando in Italia, quello che mi è mancato era un po' questa voglia di fare determinata e totalmente, non so come dire, concentrata, focalizzata su raggiungere un obiettivo, l'obiettivo di qualsiasi obiettivo ognuno di noi abbia. Qui quello che ho notato è che col fatto che c'è la crisi, c'è sta crisi, no? C'è tutti, io per esempio sono diventato allergico, questo tornando in Italia, appena parlo con una persona, qualsiasi cosa faccia, perché è difficile per tutti, siamo tutti nella stessa diciamo, acqua, siamo tutti nella stessa stanza su questo punto di vista. E chi comincia a dire no perché è difficile, no perché ci stanno i raccomandati, no perché c'è la crisi, sono tutte cose che va uguale per tutti. Io sono diventato allergico a queste persone, dopo un po' dico ok, va bene, in bocca al lupo, ciao. Quindi diciamo, questo mi è un po' mancato, cioè tornare e trovare questo, un po' questa disillusione. Però poi ci stanno persone, e questa cosa sta nascendo sempre di più e bisogna lodarvi per questo, voi primi tra primi, che, oh mio Dio, che praticamente si danno da fare, si sono un po' rotti le scatole, no? Di sentirsi dire no, ah voi giovani, quello che è, questo mi sta cominciando, diciamo, a piacere molto dell'essere tornato invece. Grazie. E quindi, dopo tutto quello che hai detto, ti sembra di essere un'eccezione nel panorama giovanile italiano? Eccezione no. Cioè, non credo che... Non mi vedo come un'eccezione, mi vedo come uno che, come in qualsiasi altro paese, ha un obiettivo, ha una grande passione e ama fare quello che fa, e quindi si dà da fare. E si rimbocca le maniche in tutti i modi, non so come dire, non sto a casa ad aspettare o altro, quindi un'eccezione no. Io anzi sto notando, come ti dicevo, sempre più giovani che si danno da fare, e molti dicono perché me ne devo andare all'estero per fare quello che amo fare, perché sono obbligato, tanto è difficile uguale, vorrei restare in Italia, magari è più difficoltà in Italia, però c'è sempre più, non so come dire, gente che vedo che fa le cose per passione, non solo perché i genitori ti hanno detto di fare qualcosa, perché sono un po', non sanno che cosa fare o quello che è, quindi non penso di essere un'eccezione, mi ho molto da fare, quello sì. È giusto. Per esempio, no? Tu sei, abbiamo detto, hai già capito da piccolo, da adolescente, cosa volevi fare. C'è stato un momento particolare in cui ti sei sentito forse messo da parte, deluso, hai deciso di mollare tutto? Quello ce l'ho tutti i giorni, non sto scherzando, davvero. Cioè, quando ami qualcosa e ci tieni realmente, il dubbio ti assale sempre, cioè non, specialmente quando hai magari dei momenti più difficili, delle delusioni, cioè parliamoci chiaro, quando le cose vanno bene nessuno sta lì a dire perché lo sto facendo, sei contento di farlo, magari la difficoltà e i dubbi vengono quando le cose sono più difficili, ci vuole più lavoro, più impegno, non hai i risultati che speravi, però diciamo chiaramente io, c'è stato forse un periodo molto duro per me che è stato subito che ho finito scuola, che io volevo fare l'attore, i miei, specialmente mio padre, non era d'accordo, o dove dicevo prima dovevo fare l'università. Allora sono andato alla LUIS, io ho fatto 4 mesi più o meno di scienze politiche alla LUIS, però stavo male, cioè facevo una cosa per quanto fosse interessante, tutto, però non mi piaceva. E lì però c'è stato, anche nel momento più difficile, c'è stato il momento di svolta. Perché poi lì ho detto, no, sai che c'è, io non rimango in Italia, io vado all'estero, vado per i cavoli miei, studio, mi metto, faccio i provini da solo, e l'ho fatto. Quindi, come piccolo consiglio, nella mia esperienza ti posso dire che quando ci stanno i momenti più difficili, i momenti più, diciamo, dove viene richiesto di più da te, quelli sono i momenti dove uno può fare veramente grandi svolte, crescere di più.
Sì, mi hai già quasi anticipato una domanda. No, figurati, no, cioè, mi ricollego a quello che hai appena detto. E, hai qualche consiglio da dare a noi giovani? Sì, perché sicuramente avrei avuto appunto momenti di delusione, ma momenti anche di grande gratificazione. Quindi hai dei consigli da darci sul mondo del lavoro per affrontare sia le prime batoste sia le prime vittorie? Perché bisogna saper perdere, ma anche saper vincere. Beh, quando vinci, vinci e godi, goditelo quel momento, cioè se ti sei dato da fare, penso che non ci sia più grande soddisfazione, a prescindere poi dal successo che viene riconosciuto o no. Cioè io posso anche fare qualcosa alla quale tengo tanto, che però magari viene poco notata, però sono contento che sia successo, quindi mi godo quel momento. E io poi la mia tendenza è, anche quando faccio una cosa fatta bene o fatta male, cioè che riesce bene o male, è di ragionare sopra il perché, cos'è che ha funzionato, che questa volta ha funzionato, cos'è che è andato storto, per cui il risultato è stato negativo. Nei momenti quindi positivi, io tendo sempre a riflettere su quello che ho fatto per vedere dove mi sta portando, cioè legato sempre a un discorso di percorso, dove sto andando, dove che voglio andare. Quindi quando poi ci stanno magari dei momenti dove le cose non vanno o sei scoraggiato o qualcosa, il mio consiglio, non so, dipende, ne so, sai quando stai chiuso a casa in camera la notte e ti affliggono i tuoi dubbi e le tue cose e dici mo smetto, domani vengo e vado e non so che cosa faccio, io o mi guardo un film o esco di casa, esco, mi faccio una passeggiata per Roma o dovunque, no, mi faccio due passi solo per schiarire la mente. Ci sta un detto che mi piace molto, zen, per cui dicono, sai, quando hai dei problemi, è come questo cielo, per esempio noi stiamo davanti a un cielo che è veramente, ragazzi, è senza una nuvola, è meraviglioso, è blu, proprio il cielo di Roma, come ve lo potete, più bellissimo, ok, no, e questo, diciamo, metafora della mia vita, guarda che bella adesso, non c'è una nuvola, è tutto bello, è perfetto, riesco a vedere tutto, eccetera, eccetera, ah, sta arrivando una nuvola. Ok, possono essere dubbi, no? Ah, si avvicina, sta oscurando il sole, oh mio Dio, ok. Mentre io continuo a fare tutti questi ragionamenti a livello mentale, la nuvola sta passando. Se gli dice, ok, ma che palle, no, non ce la faccio, ah, è tutto buio, adesso siamo all'ombra, mentre tu continui a fare queste cose, quella passa. Quindi per dire cosa? E dopo un po' ritorna il sole, quindi per dire cosa? I problemi, i dubbi, le cose continuano sempre, ci saranno sempre. Sta a noi dargli quell'importanza, riconoscerli, però non dargli, non so, non è vita o morte, non so come dire, non è così tragica la cosa. E un'altra domanda, questa volta riguardante più l'aspetto tuo lavorativo. E secondo te, dato che comunque hai sempre voluto fare l'attore, cosa significa essere un attore oggi nel 2014 e cosa vuoi tu dare a noi spettatori? Wow, potremmo stare un'ora a parlare solo di questo, forse anche di più. Allora, la prima parte, cos'è fare l'attore nel 2014? Ok, diciamo che il mio mestiere ha due aspetti. Uno che è sempre lo stesso, per cui il mestiere è quello. Adesso hai la possibilità di farlo a teatro, hai la possibilità di farlo, cioè è nato a teatro, quindi lo fai a teatro, hai la possibilità di farlo in televisione, al cinema, sul web, sui cellulari, per strada, cioè le possibilità sono infinite. D'altro canto hai però anche il fatto che la tecnologia sta avanzando così tanto al momento, a livello mondiale, guardate noi che stiamo riprendendo con una macchina fotografica, una qualità pazzesca per esempio, quindi diciamo l'arte è molto più accessibile, più che l'arte gli strumenti sono più accessibili, quindi credo che la difficoltà per chiunque faccia il mio mestiere al momento, sia da un punto di vista attoriale che registico, quindi è quello di, sì è vero, sperimentare sul campo, provare a vedere come funziona questa, come posso fare un cortometraggio, un mio progetto, però allo stesso tempo bisogna imparare, studiare da qualcuno più bravo di te, che ha più esperienza, per poter capire e poi fare il tuo percorso, se no sono buoni tutti, non so come dire, a me dà molto fastidio vedere per esempio adesso tutti questi progetti che nascono, di cui il 99% non si ricorderà nessuno, perché non c'è, è solo, oh dai, facciamo una cosa, dai, guarda che bello, no? C'è poca ricerca, e questa è una cosa che volevo dirti pure prima, per esempio noi viviamo in una generazione, per la mia esperienza, di quello che sto notando, ed è anche una mia tendenza,
dove tutto è molto superficiale, cioè si fanno tante cose, che è figo, però in modo superficiale, mentre pochi vanno in profondità. Quindi, e questo vale per qualsiasi lavoro, cioè per qualsiasi cosa. Quindi il mio consiglio è per me stesso e per chiunque faccia il mio mestiere, ma qualsiasi cosa, è: trovi quello che ti piace, vacci in profondità, ma proprio in profondità seria, ricerca, scopri, e poi vedrai, e ho scoperto per me, che quella cosa ti porta a scoprire un sacco di altre cose che magari devi conoscere, imparare, per fare meglio il tuo mestiere. Poi, l'altra cosa era dopo il 2014, l'attore del 2014. Cosa vuoi trasmettere a noi spettatori? Cioè, cosa vuoi dirci con il tuo mestiere? Bene, cosa voglio dire? Ma io penso che chiunque faccia l'artista, o l'arte in generale, è un atto comunicativo, che sia fatto da un attore tramite il proprio corpo, la propria voce, eccetera, o uno scultore che usa le sculture, un pittore, un musicista, qualsiasi cosa, è un atto comunicativo che parte dall'attore e si completa con il pubblico che sta guardando. Quindi il pubblico è necessario. Se io vado sul pub, se io vado in scena, faccio una qualsiasi cosa per autocelebrarmi o per dire ah guardate quanto sono figo, può essere anche molto più sottile di questo, non c'è, è solo la gente che paga per vedere lui dire ammazza bravo, figo, no, oppure no. Mentre io credo che un artista, non mi reputo ancora artista, però mi ci sto piano piano, no? Avviando, è quello di andare a trovare delle tematiche che sono così universali per tutti, che quando uno le vede o le riconosce e ha un'esperienza insieme all'attore, in quel caso in scena o al cinema, si riconosce, cioè nel casino totale che stiamo vivendo delle giornate in questo periodo storico, cioè con informazioni, telefoni, WhatsApp, cose, problemi che uno ha, cose. Trovare un luogo come il teatro, che storicamente è un luogo dove la gente si ritrova per vedere una persona che in quel caso rappresenta la società, tutti noi, che sia la storia di Edipo Re, oppure che sia Antigone, iniziando dai primi spettacoli, o adesso, con qualsiasi cosa uno possa fare, e ritrovare quelle cose che ci accomunano tutti e riconoscere, dire guarda, forse la vita non è poi così male, forse mi sto un attimo, cioè trovare un luogo dove come un tornare a casa, per dirti, questo è quello che provo a fare, che non è poca roba, però non dico che ci sto riuscendo, però ci sto provando. Secondo me è benissimo. Comunque, sempre ricollegandomi a quello che hai detto, il teatro, recentemente hai interpretato un famosissimo monologo del Giulio Cesare di Shakespeare, il monologo di Marco Antonio, che è stato anche una parte nel 1953 di Marlon Brando. Io so che è uno dei tuoi idoli, quindi tu, cioè, come tutti noi probabilmente sei ancora sulle spalle dei giganti. Cosa ha significato per te interpretare quel ruolo, che è stato di una persona che comunque ammiri, e se ti sei preparato in modo particolare per questo lavoro? Okay. Allora, grazie che mi fai questa domanda, perché ci tengo. Allora, la figata è stata che, a parte che Marlon Brando io lo reputo uno degli attori più bravi mai esistiti, e non ti dico, la sua vita personale non mi interessa, io guardo l'artista, non guardo la persona. Però se io non avessi visto il suo film, che poi ci stava anche John Gielgud, cioè c'erano degli attori con lui pazzeschi, se io non avessi visto quel film e lui non mi avesse trasmesso così tante cose, non solo in quel monologo ma in tutto il film, io forse invece di lavorare su quello avrei lavorato su qualcos'altro. E poi quando ho deciso di lavorare sul Giulio Cesare, che poi da romano, cioè è una cosa che non so, poi ho scoperto delle cose assurde, cioè Marco Antonio è nato il 14 gennaio come me, cioè cose assurde, in coincidenze strane. E a parte, vabbè, Shakespeare, che gli vuoi dire, forse il più grande scrittore a livello mondiale mai esistito, almeno per l'universalità dei suoi temi, e quindi lavorare specialmente su quello che poi è molto attuale come tema e come storia, cioè è diciamo abbastanza conosciuta la storia, no? Di Bruto che insieme a altri accoltella Cesare nel foro, e poi arriva Marco Antonio che era diciamo il braccio destro o quasi figlio, se vogliamo, dal punto di vista metaforico, di Cesare, che rivendica quello che è stato per lui il suo padre, non so come dire, in qualche modo, e ha delle tematiche che sono attualissime, cioè proprio adesso non voglio svelarvelo perché vale la pena leggerlo, però insomma è molto molto interessante. E io ho deciso di farlo in inglese
perché per quanto sia italiano e tutto, però Shakespeare scriveva in inglese, quindi provato, ho detto mi ci metto, provo a farlo in inglese, e ha funzionato bene. Anche il pubblico mi diceva che anche se magari non capivano bene la lingua di Shakespeare, che vabbè, per noi potrebbe essere come se un inglese leggessimo Dante, cioè non è facile, però hanno capito. E lavorare su quel testo è stato, ripeto, una ricerca pazzesca, trovando delle tematiche universali, cioè veramente l'amore per una persona, cosa significa essere affezionato a una persona a tal punto che sei disposto a sacrificare la tua vita pur di vedere che, diciamo, lo spirito di quella persona venga celebrato e non ricordato male. Lui dice questa cosa bellissima, Shakespeare scrive I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones, so let it be with Caesar. Cioè, dice, ok, va bene, ma è arrivato il nostro amico Bruto, che è venuto, ha detto quanto Cesare fosse un tiranno, no? E io vi ho salvato perché io ho amato Roma più di Cesare, nonostante amassi Cesare, quindi l'ho ammazzato per Roma. Arriva Marco Antonio che dice, no, scusate un attimo, cioè va bene adesso che state tutti contro il povero morto, no? Lo state trattando male, state dicendo delle cose brutte, ma le cose brutte delle persone vengono ricordate sempre in vita, mentre le cose buone vengono sotterrate o interrate con il suo corpo. Quindi fermiamoci un attimo, ricordiamoci un attimo questa cosa, e poi comincia a parlare di tutte le cose buone che ha fatto Cesare. Breve parentesi. Ultimissima domanda, sei giovanissimo, quindi avrai certamente altri progetti, altri sogni nel cassetto, quindi ti va di parlarci di qualche, parlare a tutti noi di qualche progetto in cantiere anche nell'immediato? Sì, allora, al momento riporterò in scena questo monologo di Marco Antonio, che è all'interno di una rassegna di monologhi, quindi dopo che sarà terminata questa rassegna, penso che andrò a proprio, vorrei fare proprio il Giulio Cesare. Sono un po' giovane, però è un progetto che sicuramente nei prossimi 2-3 anni vorrei portare a teatro. Dopodiché sto di nuovo collaborando con la mia compagnia teatrale, tra cui ci sono il grande Maurizio Pepe, con cui collaboro da 4 anni, e Liliana Forelli, che è un'altra super collaboratrice nostra. Siamo noi tre, diciamo, il nocciolo della compagnia, e stiamo per riportare in scena Lo zoo di vetro di Tennessee Williams in inglese. Probabilmente questo avverrà tra marzo e giugno dell'anno prossimo. Stiamo ancora cercando di capire in che forma, eccetera eccetera. Quindi due progetti a teatro. Dopodiché ci sta Il medico in famiglia, che riparte però più tardi, sarà verso giugno-luglio dell'anno prossimo. La mia parte è stata di nuovo ampliata adesso che Leonora è tornata, ha passato la maturità, quindi adesso possiamo di nuovo esserci a pieno registro. E poi ci sono dei progetti di film e altre serie in cantiere, però non c'è ancora niente di ufficiale, quindi per scaramanzia attoriale non vi vengo a dire i titoli e cose, però si sapranno a breve, diciamo che tra dicembre e gennaio si dovrebbe sapere qualcosa. E poi sto scrivendo anche, tra cui con mio fratello pure, Ludovico, che è un po' più piccolo, però anche lui ha deciso di intraprendere la carriera di regista e sceneggiatore, e mio padre si sta impiccando forse perché dice due, no. Uno vabbè, due però no, dai, no, però c'è mia sorella che invece, mio padre è molto fiducioso, che fa tutt'altro, e quindi stiamo scrivendo con lui. Poi che altro, fammi pensare, c'ho tante cose parallele, queste cose qua al momento sono proprio quelle che bollono in cantiere, bollono in pentola, stanno in cantiere, bollono in cantiere, non lo so, queste cose qua. Bene, bene, siamo allora tutti ansiosi di vedere cos'altro ci proporrai in futuro. E niente, noi abbiamo finito, io lascerei a te l'ultimo saluto, se vuoi dire qualcosa a chi ci sta guardando. Mi lasci con la cosa più difficile: con cosa ve ne andrete via da questa intervista? No, spero non solo con la cosa finale. Beh, prima di tutto, grazie a voi che siete qua, e ragazzi, seguiteli. Good morning, youth. Allora, cosa dobbiamo promuovere qua? Chiaramente lo stiamo facendo tutto all'aperto. Il sito? C'è un sito che devono seguire? C'è Twitter? C'è una pagina Facebook che si scrive Good Morning, virgola, youth. Punto esclamativo.
seguiteli perché sono veramente in gamba ed è ammirevole quello che state facendo, quindi bravi, veramente complimenti, lo ridico perché è importante, sono felice di essere il primo, diciamo che adesso qua è andata. E niente, io sono veramente molto lusingato per questa bella intervista perché non sono le domande tipiche che mi fanno solitamente, quindi ho apprezzato molto il vostro impegno e anche nelle... avete ricercato la mia vita in un modo pazzesca. Ah, la conoscevate? Ah, vabbè, addirittura. E quindi niente, vi ringrazio a voi che come sempre, a tutte le persone, posso cogliere questo momento per ringraziare tutti i fan, tutte le persone che continuano a seguirmi, come ho già detto nell'intervista, se non fosse per voi io non sarei qua, molto probabilmente. E che altro? Io mi piace, sai cosa? L'ho già detta tante volte questa frase, però ho riletto ieri questa intervista su Benigni, di Roberto Benigni, e lui ci diceva sempre questa cosa, no? Diceva, allora, quando ha vinto l'Oscar, ha detto, guarda, la cosa importante è che quando hai un sogno, l'unica cosa che puoi fare è smettere di sognare. Perché? Perché se veramente ci tieni, cioè a casa a sognare anch'io vorrei fare l'astronauta, ok, cioè la NASA, vai a studiare, non so come si fa poi, però il senso è quello. Quindi avete un sogno, avete una qualsiasi cosa che dovete fare, fatela, concretamente, non state a casa, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, non perdete tempo, non c'è tempo da perdere, datevi da fare ora. E cogliamo pure questa occasione per dire, i giovani devono veramente darsi da fare, cioè noi, la nostra generazione è quella che deve rimboccarsi le maniche e darsi da fare, perché siamo stati trascurati per troppo tempo, non c'è nessuno che ci dà una mano, quindi, o in pochi, quindi diamoci da fare noi, ok? We want you! Non avrei saputo dirlo meglio, quindi grazie mille ancora. Grazie a voi, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Do you know?